Ciao a tutti drivers, benvenuti, bentornati sul canale, qui è il vostro Marky78 che vi parla e questo è un nuovo video per voi. Allora, come ben state vedendo, questa grafica qui è di teardown e vi porto in un posto un po' speciale, vedete? Ecco, mi sembra inutile dire dove stiamo andando in questo preciso momento e vi assicuro che, insomma, accadranno cose, ok, all'interno di questa nuova sessione che ho aperto in teardown per farvi vedere ancora un pochino le potenzialità di questo giochino. Però intanto che parcheggio la macchina, che sono appena arrivato, ecco, giusto prendiamo un paio di cosine e sperando che vada tutto bene in questo store. Ah, che bella macchina. Bene, voglio innanzitutto ringraziare tutti i nuovi e vecchi iscritti, cari drivers. Grazie, grazie tantissime. Vedo che il nostro team sta crescendo e sono davvero super super felice. Un attimo, ok, siamo arrivati. Benissimo. Ringrazio davvero tutti quanti voi, quelli che interagiscono, lasciano commenti, lasciano like e tutto quanto. Davvero grazie, grazie, grazie mille per esserci, cari drivers. E questo video è un video un po' spensierato, esattamente, fatto appositamente per voi e tutti coloro che, diciamo così, amano, tra virgolette, finire dentro questo posto. Ok, quindi questo video vuole, può essere una... Cos'è stato? Vabbè. Vuole essere un pochino una specie di valvola di sfogo. Faccio una premessa, un disclaimer. Attenzione, questo è un video, ok, un videogioco, non è la realtà. E assolutamente non fate queste cose nel mondo reale. Quindi mi dissocio assolutamente di tutto quello che potete creare o disfare, cari drivers. Non fatelo, ok? Quindi siate buoni con tutti e non fate cavolate, ok? Benissimo, ora torniamo a noi. Benissimo, praticamente Teardown, per chi non lo conoscesse, ho lasciato... un video qualche tempo fa, ok, una recensione per farvi vedere un pochino cos'è e che cosa è in grado di fare. Vedete, questa è una mod che ho scaricato. Eccoci qui, siamo arrivati qui dentro, benissimo. Cosa ci stiamo a fare? Stiamo facendo un giretto, vediamo un po' se magari possiamo essere d'aiuto a qualcuno, girare un giro, vediamo qui cosa è successo, qualcuno, non lo so, però comunque, vabbè. Vediamo un po'. Basta, mi sono stufato di girare questo posto. Abbiamo fatto la maratona di New York qui dentro. Caro, ma tu non capisci. Sì, Non ne posso più. ma anche abbiamo comprato 3 camion di mobili, che poi tu dovrai montare, ma ci manca una cosa. E sarebbe questa cosa? Dobbiamo comprare il Gullholmen. Gullholmen? No, basta. Sono solo 3 giorni che stiamo qui dentro. Ehi tu, dacci una mano. Vai a prenderci tu questo coso dal nome impronunciabile. Il commesso mi ha detto che forse ne hanno uno da qualche parte nei 600.000 metri quadri. Noi aspetteremo qui. Ecco, molto bene, quindi diciamo che possiamo essere d'aiuto a queste persone. Intanto qui vediamo che non è ben messo, qualcuno è passato prima di noi, vediamo che ci sono questi individui, questi IKEA robot, eccoli, vediamo che non so quanto siano socievoli, però ecco, ci ha chiesto una mano, diamogli una mano, non è a questo punto, no? Vorrebbe uscire al di fuori di questo posto e quindi cerchiamo di fare in modo che sia, diciamo così, un'occasione d'oro per noi, ok? Per vedere un pochino quello che c'è in giro. Allora, vediamo un po'. Dunque, vediamo un pochino cosa possiamo fare per liberare questo povero tizio che sta cercando questo prodotto che non trova e non troverà mai. E direi che praticamente l'unica cosa da fare è fare in modo che in questo posto non si possa più trovare nulla, ok? Ma guardate, intanto seguiamo le indicazioni, vediamo qui, ecco, qui ci sono i mobili, vediamo qua. Guardate che comunque è fatto bene questa mod, a parte tutto. Qui possiamo tagliare, arriviamo direttamente alla fine. Ah, guardate, ci sono i giochini, che meraviglia. Ok, dobbiamo ricordarci dove abbiamo messo la macchina. Beh, qui è successo qualcosina, vedo, insomma, diciamo che forse qualcuno qui ha litigato, insomma. Cioè, mi sa che sta accadendo un po' di tutto di più in questo posto, c'è qualcosa che non va. Ok, salve. Buongiorno. Cioè, quello è un carro armato. Salve. Oh, che è questo? Che vuole, raga? Oh. Ma che è? No, ma scusate, ma questo è un negozio del... Cioè, pardon. Che cavolo. Ma no, eh. Ok. Molto bene. No, scusi. Ecco. Ma dai, troppo.
Ok, ma con l'accesso si continua a rincorrere sto mezzo zombie, ragazzi, ma cioè, voglio dire, è una normalissima domenica da fare in santa pace. Ecco, se ci lascia un attimino stare, la ringrazierei infinitamente. Ecco fatto. Insomma, passiamo alle maniere un po' più decisive. Diciamo che qualcosa sta avvolgendo. Diciamo che sta succedendo qualcosa di praticamente inaspettato qua dentro, drivers. Pure questo ci corre dietro adesso. Oh, basta! Ancora questo. No, eh. Allora, senti un po'. Pure quest'altro ci viene. Oh, ragazzi, siete un po' stufosi, eh. Andrebbe rinchiuso da qualche parte. Se riuscissi. Ecco, grazie, per favore, ci può pensare a lei? No, molto bene. Cioè, questo qua veramente è imperterrito. Senti, io. Cioè, ragazzi, io sono venuto qua con calma, tranquillamente, voglio dire. Ecco, finito il piano di sotto, molto bene. Ah! Ce lo siamo levati di torno. Salve. Questo sta rompendo. Non si sa dove si sta infrascando, comunque sì, ragazzi, veramente. Cioè, non si può stare tranquilli. Praticamente, ragazzi, non so, ma questo negozio c'è qualcosa che non va. E mo quello ci fa spara pure addosso. Ma che cacchierola sta succedendo? E questo sta venendo qua a portarci le robe. Oh, ma che è? Parliamone. Almeno, cioè, no, io veramente non. Ero qui, venuto qui a prendere giusto una cosina. Giusto una cosina, salve. E non so cosa sta succedendo qui dentro, ma comunque, ecco. Insomma, non c'è pace, eh. Oh, mamma. Veramente, ragazzi, qui non so cosa sta succedendo, però. Salve. Qui no. Oh, guardate. Mi sa che quel tizio l'ha atterrato con questo affare, ma. Cioè, come. Vabbè, non lo so. Quindi cosa sta succedendo in questo posto, raga. Io veramente non ho la più pallida idea, ma sicuramente sta succedendo qualcosa di strano. Ovviamente, vediamo che praticamente. Boh. Siamo Sado Attacco. Hail Gullholmen Dove e nascosta la superarma e quasi Sentito. sado controllo, lo difenderemo ad ogni costo. Restiamo in attesa di Non so estrazione. cosa sta succedendo, Shooto! ma ragazzi, qua dentro in questo negozietto c'è un po' di roba che scotta, ecco. Ecco, cerchiamo un po' di capire cosa sta succedendo. Salve, ecco. Ma scusatemi, ma adesso voglio dire, io, va bene tutto, però. Cioè, io dovrei passare onestamente, ma si sta venendo fuori praticamente una domenica abbastanza movimentata, devo dire. Scusate, signori, ma. Vabbè, comunque. Dunque, stavano cercando il nostro oggettino.
Ecco, mettiamo via questo, insomma, siamo sempre in un negozietto, no? Giusto? Quindi vediamo se qui c'è qualcosa che stiamo trovando, magari per... Avete sentito? Ecco. Ma scusatemi, allora. Ecco. Oh, mamma mia. E questi stanno pure arrivando. No, scusate, ma adesso un po' va bene, poi... Cioè... Scusate, ma... Ecco, vedete che... Ah, qui ci sono... questi frigoriferi, vediamo un pochino se ci vanno da questa parte, ma qui c'è, mamma mia, oh, ma sono incavolatissimi, e mo chi è che sta sparando di là? Io non lo so, ma se giochiamo di sponda magari ce la facciamo. Ecco, sì, una mano di vernice sarà tutto perfetto. Cioè, veramente, io... Vabbè. Una classica giornata in uno store, no. Devono esserci questi qua che sono in... Vabbè, giustamente, un po' incavolati, no? Chi è? Perché di questi? Ancora vivo? No, scusate, ma... Mamma mia, questi mo arrivano, eh. Ah, c'è lo divers. Qui bisogna fare qualcosa di un po' più pesante, eh. Vediamo un po'. Sì. Oh cacchio, sta bruciando un salottino. Vabbè. Vabbè. Vabbè, cari drivers, io non so cosa dire. Mi è successo un casino. Cioè, vabbè. Comunque dobbiamo finire il nostro giro, ecco, vediamo di. Insomma, cosa riusciamo un po' a combinare, ecco. Speriamo che vada tutto bene, che qua, raga, scusate, ma chi paga? E alla fine, cioè, ma allora, praticamente dentro qui è arrivato un semicingolato. Mamma mia, ragazzi, questi sono cattivi, oh. Vabbè. Non lo so, io è venuto qua giusto a prendere uno di quei prodotti dal nome impronunciabile, però... Cioè, ma sentite che roba, cioè, no, veramente, io... Allora, c'è quel semicingolato là in fondo che non mi piace. No, cari drivers, direi di farlo fuori al volissimo, giusto? Quindi bella mira, complimenti.
Insomma, ma si nascondono dappertutto questi. Ah, comunque, andiamo un po'. Raga, questi qua stanno rischiando di farci veramente fuori, eh. Meglio stare molto attenti. Vabbè. Scusi, io stavo cercando un prodotto che si chiama... Dobbiamo comprare il Gullholmen. Ma direi che praticamente qua non... Forse è finita. No, direi di no. Passo all'arme. Che ci devo fare? Beh, direi che forse non c'è più ora. Sì, diciamo che dovrei darmi una mossa a cercare quello che sto cercando. Ah, vabbè, comunque. Allora, di qui non so se ci sono le cucine o qualcos'altro, però ecco, direi che è meglio forse tagliare la corda. Ecco, praticamente, ma che cacchio sta succedendo ora? Cioè, no, ma... un Terminator! Oh mamma mia! Allora, mi scusi, se possiamo seguirci un attimo a ragionare, io sarei ben felice di... Oh mamma! E che brutto! Aspettate un po'. Ok, com'è che succede un Terminator Driver? Se che vedo che questo qua non... Ecco, guardate, forse qui. Quello che sto cercando. Allora, sto cercando praticamente le cucine. Ecco, salve. Ecco. Mamma mia, Driver, io non so che fare con questo. Che ne dite, sarà andato? Non lo so, non mi fido. Oh mio Dio, questo. Non so voi. Allora, è una domenica un po' insolita all'interno di questo centro commerciale. Comunque sia, vabbè. Molto bene. Allora, qui abbiamo i lettucci. Guardiamo qui, che carini. Qui abbiamo i lettucci ancora. Oh mio Dio, si è ripreso quello là. Non altro. Io non so che fare con questi. Sto. Mo questo muro. Cioè io veramente non so più che fare io, Drivers. Cioè. Non si può stare in santa pace qui. Ragazzi miei, adesso mi avete un po' seccato anche, dovete lasciare un pochino stare, ok? Come? Santo cielo, ma è possibile? Io ero venuto qui tranquillo, ma questi qua praticamente mi stanno facendo l'impossibile. Ma che questo qua deve veramente... Io scusate, ma...
Guarda, sta rovinando tutto il muro, che cattivo. Forse non mi vede qui dietro. Ma no, mi vede sempre. Io non so che fare qui. No, non chiamiamolo. Oh, forse ce l'abbiamo fatta. Vero? No, scherzavo. Ma allora era quello di prima che era resuscitato. E mo c'è pure questo in giro. Mamma mia, ragazzi, non so voi, ma vabbè, è andata. Allora, abbiamo visto zombie, questi inservienti robot che, eccoli, praticamente non lo so che cacchio ci stiano a fare. Questi qua distruggono i muri, abbiamo trovato i Terminator, l'esercito che ci ha attaccato. Forse, mi sa che se la stanno prendendo con la persona sbagliata. Che bello. Vabbè, andiamo avanti a cercare quello che stiamo cercando. Vediamo un po'. Martellino. Ma che c'è ora? Ancora quello che ci segue. Ok, allora, apriamo la breccia del muro e cerchiamo di fare i buchi nei muri questi. Ok. Porta in giro un po' questo, vediamo un po' se mi dà una mano. Allora. Ma che cazzo? Cioè, si sta facendo tiro a bersaglio questi. Mamma mia. Allora, qui c'è qualcuno che non ha... che non vuole avere... delle maniere decisamente carine. Giusto per capire un po' se magari si nasconde qualcuno. Ok, molto bene. Ah, sembra che ragazzi forse ci siamo liberati un po' di persone. 5 minutes later. Ah, guardate, c'è un Anvi. Io non so, ma non mi fido di tutta questa calma apparente. Là c'è qualcuno con un fucile. Non so se sa cosa stanno combinando, ma non mi sembrano particolarmente socievoli. Niente, drivers, dobbiamo pensarci noi ancora una volta. Come facciamo?
ce ne usi almeno, voglio dire, almeno piante, non ci sono più queste seccature. No, guarda, vediamo un po', se tu che vai là riesco ad appiccicarti questa dietro, ecco, così gliela consegni, ti ringrazio. Non so quel tizio là chi sia, ma devo levarselo di torno. Ecco, vedete quello che vi dicevo io. Ripeto, io ero venuto qui tranquillo per cercare giusto un affarino. Dobbiamo comprare il Gullholmen. Ecco qua, evitiamo di prendere fuoco. Molto bene, cari drivers, direi che niente, il nostro girettino qui è finito, non abbiamo trovato l'oggettino che stavamo cercando, per adesso non si sa bene come cosa. Guardate, visto che è un po' un ambiente deperito, io me ne tornerei anche alla macchina tranquillamente, visto che non c'è più niente da fare, ok? Carissimi, non c'era niente di quello che state cercando, quindi adios. Il commesso ci ha detto che il Gullholmen era in magazzino, è andato a prenderlo. E direi che è meglio tagliare la corda prima che sia troppo tardi, cari drivers, qui le cose stanno andando un po' al degenero, quindi ce ne ritorniamo alla nostra cara macchinetta e saluto a tutti. Molto bene, drivers, questo video un po' particolare, un po' pazzarello, direi che termina qui. Siamo arrivati alla nostra macchinettina che è qui che ci aspetta, ora prendiamo, ci ritorniamo a casa dopo questo disastro, ecco, prima che ci crolli tutto addosso. E niente, cari drivers, io vi ringrazio per aver visto questo video e se vi è piaciuto spolliciate e lasciate un bel like. Se il canale vi piace, trovate video divertenti, utili e quant'altro, potete valutare l'opzione di iscrivervi, è gratuito e ne sarei davvero molto felice e vi resta anche voi nel team dei drivers. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima, drivers, ciao a tutti!